Ciao ragazzi e benvenuti in Crapannone. Questa è la location che ci ha accompagnato per gli ultimi 3 o 4 anni e grazie al Covid abbiamo avuto un'ottima notizia. Quest'anno abbiamo un mese per migrare. Pronto? Scavalca, te fai parkour, sì, tre. No, scherzo, guarda che ci denunciano. Mano d'opera! Gratis! Uno, gratis. Due, eccoli qua. Come dicevamo, abbiamo avuto l'ottima notizia che il nostro strutturone dovremmo spostarlo da lì a lì. Questo sarà il nostro nuovo spazio in esclusiva per il Crap. Venite che vi descriviamo le caratteristiche magiche, la sfida che dovremmo affrontare nei prossimi giorni. Materiale sabbia con stabilizzato e resti di cantiere. Metratura un 250, occhio pannello. Abbiamo più o meno un 250 metri quadri da qua a qua. Altezza variabile, dopo la misuriamo bene insieme. E la prima sfida sarà pannellare completamente questa piscina di sabbia, più o meno 150 metri. Oggi vedremo insieme come e se ci riusciremo. Cheers! Geometra 15 x 9,6. Vedete i numeri in sovrimpressione. Questa è la metratura che dobbiamo ricoprire. Purtroppo non sarà tutta a nostra disposizione, perché come vedete il nostro spazio si ferma qua. Hello. 18 teen maggiorenni. Bene, ciao Nicola. Covid 5. Allora, quello che volevamo condividere con voi in questa serie di video è come costruire un parkour park. E i nostri consigli, dopo 10 anni di esperienza con Crap, ne abbiamo montati e smontati un'infinità. Quindi vi facciamo vedere quali sono per noi gli step importanti. Obiettivo, costruire un nuovo parkour park. Partiamo da una lista di cose che vorremmo. Quindi, che trick vorresti fare nel parkour park nuovo? Quali sono le features che vorresti includere? Allora, come vedete, adesso nel processo che abbiamo filmato, abbiamo fatto una lista. La lista è questa. Noi, avendo già un parkour park costruito, abbiamo prima visto le cose che vogliamo tenere e da quelle cosa incrementare. Ma abbiamo anche analizzato cosa ci piace dei parkour park anche che abbiamo usato. Quindi abbiamo fatto la lista. La prima parte sono quelle che già avevamo nella struttura precedente. Quindi cose che vogliamo ottenere: sbarre regolabili, muro wall run variabile, muro inclinato, almeno 2 gap da materasso, 2,5 metri, 2 metri, una shakette, una sbarra sul materasso per fare le uscite, avere 3 dislivelli e un lascetto lascè. Invece poi abbiamo detto cosa vorremmo mettere nel parkour park nuovo: sbarre basse per volt e precision, hard track, la struttura nuova che abbiamo da quest'anno, dislivello con muretto e un posto dove allenare cat to cat. Partendo da questa lista qua, abbiamo cominciato a buttare dentro il disegno le strutture esistenti, scomponendole. Come vedete qua è proprio un lavoro di copia e incolla, cancella, un brainstorming totale. La superficie che avevamo a disposizione, come vedete, è x metri quadri, leggete qua. E abbiamo cercato di sfruttare l'opportunità di avere la sabbia scavando, pensando che fosse tutta sabbia. Invece adesso vedrete cosa ci nasconde questo pavimento. Quindi il lavoro iniziale, che quando vedete nel video, sarà di preparare una struttura piana, quindi faremo anche tutta la pannellatura. L'altra cosa che dovremo valutare sarà che materiali abbiamo a disposizione. Come sapete, in Crap, dal vecchio Crapannone, da tutti gli eventi che facciamo, abbiamo un botto di legno, un botto di ferro e non abbiamo ancora deciso come usarli, ma questa settimana qua vedremo nel dettaglio che materiale abbiamo, per dopo andare magari a mettere un budget e vedere se ci stiamo dentro. Altra sfida, che dobbiamo cominciare i corsi lunedì, quindi la struttura che avete visto dovrà essere utilizzata, quindi dovremo allestire un nuovo spazio con materiali extra che abbiamo e poi decidere un momento di transizione in cui chiuderemo la struttura per qualche giorno, una settimana, e faremo la transizione. L'obiettivo di questi video è di condividere nel dettaglio come costruire un parkour park.
Quindi se siete dei poser e non vi interessa, scollegatevi subito. Andremo a vedere quali sono i trucchetti, tutti i materiali che vi serviranno, cercando di darvi degli input e costruite qualche parkour park in Italia, se no solo crap che si molesta. Partiamo con questi bellissimi attrezzi del Lidl a livello laser, sono le prime volte che le usiamo, ma tu lo vedi, si imboia, no? Bisogna mettere sotto qualcosa. Allora, qual è l'idea? Adesso misuriamo, il pavimento è 4,5 cm. Qua abbiamo scavato un po' e vediamo che siamo a 13. Vuol dire che abbiamo 8,5 cm da coprire. L'idea per la pannellatura è trave da 8 più pannello, quindi siamo già abbastanza bassi così. Direi che adesso bisogna cominciare a scavare i solchi e darsi da fare. Ricordatevi di caricare gli abitatori. Allora, adesso scaveremo le nostre corsie dove mettere i travi, perché poi per ogni pannello 5 travi. Manca la misura del tetto, una roba che dovevamo fare prima. Io perdo sempre il metro, quindi durante questi mesi di lavoro, ogni volta che prendo il metro andremo avanti col contatore. Siamo a 1. Allora, quello che dobbiamo misurare è 2,22 e l'altezza relativa. Allora, oh, 60, direi a spanne un 3,70. No, da 60, e teniamo anche distanziato. Visto che abbiamo un sacco di questa L di ferro come residuo dello skatepark, useremo questa al posto dei travi, così dovremo scavare meno. E sono anche lunghi 6 metri, quindi intanto cominciamo con queste, se poi finiamo il materiale cambierà. Dai, forza! Scaricate qua, anzi, meglio scaricare in fondo. Piega una pompa, dove è il zero. Dov'è? Adesso tiriamo. Eccola, no, tutta me. No! Oh, ma mi dai la mano, fai apposta! Questa è invece, guarda che professionalità crap. Guarda che l'abbiamo tagliato. Eccola, via. Hola, vai ragazzi. Vai qua. Dai, metti. No, 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 però. Boh, dai. Va che bea. Fa vedere. Si caro. Nuova. Oh, eccola, ok. No, 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 sei a metà, proprio di che la butti. Aspetta, turta! Ce l'hai, sta scappando. Vecchio, non si sì, mate. Aspetta che devo fare l'altro. Allora, questo era il primo episodio di questa nuova serie su come costruire un parkour park in un mese. Niente, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio. E intanto loro scavano, io vado via.